Dottor Montinari, buongiorno. Direttore, buongiorno, buona settimana. Grazie, grazie a lei, grazie soprattutto perché ieri nella veloce telefonata e nel saluto domenicale le ho chiesto questa cortesia e lei ha come sempre mostrato grande disponibilità a favore dei nostri ascoltatori. In tantissimi la conoscono, in tantissimi ci chiedono che cos'è il protocollo Montinari. Ma è una domanda un po' curiosa, insomma, perché il protocollo Montinari è un protocollo che ho tirato giù diversi anni fa, parliamo oltre nei primi nel 95-96, un protocollo di studio, di ricerca, per poter comprendere quali potessero essere i fattori determinanti quella che viene chiamata la sindrome autistica. Anche perché i casi erano tanti, ne arrivavano tanti in osservazione anche ospedaliera, e sinceramente c'era il grande dubbio su cosa potesse essere la causa di questo problema sempre più ingravescente. Quindi il protocollo è una metodica di studio molto, molto rigida, molto rigorosa, perché tende a comprendere quale possa essere la causa, almeno lì dove è possibile inquadrarla, di questo disturbo. Quindi è composto da alcuni accertamenti sia di natura strumentale sia di natura proprio di laboratorio, quindi diagnostica con esami ematochimici, immunitari, genetici, immunogenetici, un quadro abbastanza completo. Questo è il protocollo Montinari. Poi viene definita un po' la metodica di trattamento della sindrome come metodo terapeutico, che bene o male qualcuno chiama anche protocollo Montinari, ma quello è un trattamento dove non è una terapia unica per ogni tipo di paziente, quindi non c'è un metodo uguale per ogni malato, quindi un quadro ben diverso, ma è un metodo di approccio, quindi terapeutico, che si basa sulle evidenze cliniche del paziente. Questo per farle capire bene. Innanzitutto, quello che riguarda i nostri pazienti sono bambini che soffrono gran parte di patologie dell'apparato gastrointestinale, quindi la prima osservazione, le prime indagini e i primi trattamenti vertono sul ripristino delle corrette funzioni del tubo digerente, che come già finalmente molti sanno svolge un grosso ruolo sia a livello della gestione delle difese immunitarie nell'organismo, sia nella produzione di molti neurotrasmettitori, che sono quei fattori che vengono alterati nel corso della patologia della sindrome autistica, creando degli squilibri comportamentali differenziati da soggetto a soggetto. Quindi è un grosso lavoro che viene fatto dal punto di vista medico sul tubo digerente, utilizzando terapie anche convenzionali. Vengono utilizzati dei probiotici specifici, vengono utilizzati dei composti a base di cloruro di magnesio, di altri fattori che possono ripristinare un corretto equilibrio acido-basico del tubo digerente, consentendo il ripristino di funzioni naturali dell'organismo. Quindi non è la scoperta dell'acqua calda, ma è soltanto l'applicazione di una terapia medica che i medici, i colleghi dovrebbero conoscere da anni, perché fanno parte del bagaglio culturale di tutti quanti noi. Poi nella fattispecie, in base alla individuazione del fattore scatenante la sindrome, che potrebbe essere un fattore ambientale, a volte troviamo soggetti che sono stracolmi di tossine ambientali per un fatto alimentare, per un fatto di esposizione all'ambiente, dove rientra cosiddetta anche l'epigenetica. Troviamo bambini che hanno delle predisposizioni dal punto di vista genetico vero e proprio, ma sono abbastanza rare. Troviamo bambini che hanno un grosso componente come sovraccarico di metalli pesanti, come anche bambini che hanno avuto delle reazioni importanti a degli stimoli vaccinali per alcuni eccipienti. Quindi sono diversi i fattori che emergono in questi casi, documentati sempre. Quindi non si fanno esami bioelettronici,
non mi sono mai basato sulle metodiche di accertamento omeopatiche, dell'omeopatia classica, ma mi sono sempre basato su accertamenti di laboratorio ematochimici, dei laboratori delle strutture sanitarie nazionali o anche di strutture convenzionate. Su questa base poi si parte nel trattamento di ogni singolo soggetto, quindi non è una terapia uniformabile per tutti quanti. C'è la terapia che può andare bene al bambino Giovanni, non è la terapia che può andare bene a Francesco, a volte anche tra gemelli che ho trattato, fratello rispondeva in un certo modo, l'altro fratello in un modo differente, quindi la base è una base diversa, non è una terapia uniformabile per tutti, quindi deve essere applicata per ogni singolo individuo. Quindi il protocollo è una metodica di studio e la metodica di trattamento invece viene applicata e uniformata per ogni tipo di bambino diverso, quindi non si possono fare terapie con lo stampino come qualche chiacchierone dice, perché non conoscendo la materia dimostra soltanto di avere una grande ignoranza e molta presunzione. Allora, c'è la signora Giulia Bondinelli da Rezzato, provincia di Brescia, le scrive: buongiorno direttore, buongiorno all'egregio dottor Montinari, vi seguo perché mia sorella ha un bambino danneggiato da vaccini, grazie per il lavoro che fate. Volevo chiedere al dottor Montinari se è possibile, ci sono stati casi di recupero totali dopo i danni da vaccino? Risposta affermativa, ci sono stati diversi casi di recupero totali certificati, queste informazioni sono state già fornite agli organismi competenti e per questo personalmente ho chiesto anche non dico un incontro soltanto, ma per approcciare alcuni studi fatti istituzionalmente, perché le mie possibilità metodologiche e cliniche sono limitate, però se ci fosse un supporto istituzionale, quindi a livello proprio di istituti di ricerca o di centri ospedalieri o universitari attrezzati con cui si potesse lavorare insieme per dare risposta positiva o negativa a queste mie teorie, probabilmente avremmo dei risultati abbastanza importanti. I casi ci sono stati, sono diversi casi, mi sto trovando sinceramente, grazie anche alle polemiche così tirate fuori da suoi detti colleghi della stampa, della carta stampata, che amano soltanto mettere fiato alla tromba senza usare il cervello, mi sono trovato ad avere solidarietà da parte di genitori di bambini che ne sono venuti fuori da molti anni, e sinceramente vedere questo mi ha riempito soltanto di gioia, perché molti pazienti sono persi di vista non perché si siano aggravati i quadri, ma perché sono anche usciti fuori dal problema. Oggi c'è gente che lavora, gente che è in vita sociale, e alcuni di loro preferiscono avere soltanto un ricordo da mettere nel cassetto. Sì, ci sono dei casi e casi, non c'è la uniformità, perché dipende anche dal tipo di danno o di problema che questi bambini hanno avuto. Quindi, purtroppo, una cosa grave è che molti genitori vanno avanti con il passaparola, si confrontano i risultati del proprio figliolo con quelli di un figliolo di un altro bambino che conoscono. Questo non è possibile accettarlo, perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo danno specifico per i quali si sta cercando di capire l'entità. Tenga presente che su queste forme il problema importante è dovuto a delle microinfiammazioni del tessuto nervoso centrale del cervello, è riferito al microcircolo cerebrale, quindi in base al tipo di lesione, di blocco metabolico che così si viene a creare, abbiamo dei quadri differenti. In base al tipo di neurotrasmettitori che sono stati interessati, abbiamo dei quadri differenti. Così come a livello di enzimi alterati, perché c'è una grossa componente enzimatica che abbiamo già trovato, abbiamo dei quadri differenti, quindi uniformare un recupero unico con una terapia che va avanti a tappe scadenzate, uno direbbe forse la più grossa stupidaggine del mondo. Bisogna individuare caso a caso. Quindi si sta cercando, e questa è la cosa importante che si vorrebbe fare, dei sottotipi, classificare questi pazienti in base a delle caratteristiche metaboliche diverse e per ognuna delle quali approcciarsi con metodiche differenti, nulla dimenticando che la terapia medica non deve essere mai dissociata dalla terapia riabilitativa.
Certo. Perché se l'organismo, se si riesce a sbloccare il metabolismo di questi individui, e si può sbloccare, ripeto, perché c'è la conferma a livello immunitario e metabolico già documentata per ogni bambino, perché sono sottoposti a screening, a follow up molto serrati questi pazienti che vengono seguiti. Ebbene, se si riesce a creare questo sblocco, la terapia riabilitativa risponde alla grande. Perché se io devo fare una logopedia su un bambino che è bloccato, non otterrò assolutamente nulla se non stressare il bambino. Se riesco invece a sbloccare dal punto di vista metabolico questo soggetto, il terapista riesce a lavorare nella grande, così come il metodo ABA, così come il metodo Rapizza, così come tanti altri metodi di riabilitazione che sono fondamentali. Cioè, una riabilitazione è alla base di un recupero funzionale, ma se non c'è uno sblocco metabolico, con la riabilitazione si arriva veramente a fare sacrifici enormi, dispendi economici enormi, ma sinceramente risultati non eccellenti. Quindi c'è una possibilità reale, e su questa possibilità, che anche in passato ho spinto le istituzioni a determinati interventi, consegnando anche la documentazione e gli studi anche tra virgolette cartacei o quelle piccole pubblicazioni fatte in, come abstract, come relazioni congressuali, anche perché queste problematiche, per avere un riscontro istituzionale, oggi vede che tutti parlano di PubMed, quindi di lavori pubblicati su determinate riviste. Ebbene, quando sono stati presentati, il comitato editoriale, naturalmente il peer review, ha cercato sempre di dare un'impostazione un po' diversa, una non accettazione, perché non rientravano nei canoni di una certa medicina ufficiale, tra virgolette. Quindi c'è stato un certo freno a monte, anche se ho visto pubblicare lavori anche su note riviste, lavori che non meriterebbero neanche la considerazione di un rotocalco di periferia. Comunque le proposte sono state fatte, speriamo di ottenere qualcosa con il lavoro di ricerca, di metodologico che stiamo mettendo a punto, perché non è facile, tecnicamente non è facile su un numero molto ampio di malati, e se ci sarà una possibilità di qualche istituzione italiana o straniera che ci possa aiutare concretamente, penso che a breve potremo dare anche una risposta importante a tanti quesiti che vengono posti oggi anche sui media. E faremo il possibile in questo senso. Rosi da Avigliano, Avigliana, provincia di Potenza. Buongiorno Davide, volevo chiedere al dottor Montinari, anzi mi sembra di capire la parola del dottor Montinari, che seguo con grande piacere tutti i lunedì quando posso in diretta, altrimenti mi scarico il podcast insieme a mio marito, che l'alimentazione è fondamentale anche per recuperare da un danno da vaccino, ma è così importante anche per quelle persone che non sono state danneggiate da vaccino in modo irreversibile, hanno avuto soltanto complicazioni anche lievi? Guardi, l'alimentazione è molto importante, primo perché il mio campo è quello dello studio del tubo digerente, io non sono neuropsichiatra infantile, ma provengo da una linea chirurgica pediatrica che lavorava sul tubo digerente, quindi mi interessavo di gastroenterologia chirurgica pediatrica, quindi di là è la base di partenza. L'intestino è un territorio importantissimo, mal conosciuto per tanti anni. Sì, l'alimentazione è importante per due fattori. Primo, perché l'intestino, se non è alterato da alcune funzioni, parliamo virali, immunitarie, batteriche, eccetera, presenta una permeabilità importante, quindi difende l'organismo dall'accesso di batteri, da virus o fattori esterni tossici che potrebbero creare danno. Se l'intestino è reso invece, diciamo un termine molto volgare, bucherellato, quindi consente quindi il passaggio di sostanze tossiche, ebbene queste sostanze tossiche, una volta che entrano in circolo, possono creare nocumento. Immaginiamo in maniera così molto fantomatica, insomma, che ci sia un intestino bucherellato, tipo un colabrodo, e che ci sia un'area del cervello che presenta delle lesioni, dei forellini.
Ebbene, se la roba tossica che noi ingeriamo supera facilmente la barriera intestinale, e questo si verifica nei processi di infiammazione intestinale, che sia cronica o acuta, non importa, ma c'è filtrazione, ebbene questa roba tossica che entra in circolo, trovandosi a raggiungere quindi le barriere del cervello, che dovrebbero essere barriere totalmente impermeabili, resistenti a qualunque fattore, perché devono proteggere il nervo, il neurone, il nobile neurone, trovandosi questi forellini di passaggio, quindi queste porticine aperte, filtrano questa barriera, arrivano su queste aree cerebrali e fanno danno. Fanno, cosa vuol dire? Abbiamo riscontrato sulle valutazioni fatte, permettono il passaggio di neurotossine, permettono il passaggio di oppioidi, quale potrebbe essere anche la glutamorfina o la casomorfina, documentata in molti di questi bambini, e queste sostanze che giungono sul tessuto cerebrale creano delle realtà irritative, tipo con uno stato di tossicità che si può manifestare con una iperattività, una aggressività improvvisa. Questo passaggio di sostanze legate, che ne so, alla candida, che è prodotta, è presente come saprofita quasi in tutti noi, che si riattiva nei casi in cui c'è un deficit immunitario, anche la candida supera queste barriere, crea un blocco metabolico e crea uno stato critico caratterizzato da ilarità, spesso non motivata, da uno stato di agitazione. Non pensiamo alla candida, alla candidosi, che crea il dolor di pancia o le contrazioni addominali. Parliamo invece della neurotossicità di questo fungo, che si manifesta con uno stato comportamentale alterato. Ma anche alimenti per i quali uno potrebbe essere intollerante creano un disturbo del comportamento. Basti pensare che anche nei soggetti che non hanno disturbi encefalici, l'alimentazione scorretta, che produce specificatamente fattori tossici, determina una iperattività. Lo si è visto diversi anni fa con una valutazione in alcune scuole elementari, dove si invitavano gli insegnanti ad osservare i bambini e il comportamento dei bambini prima e dopo la colazione, o prima e dopo aver così mangiato dolciumi o altro in qualche festicciola fatta in classe. Si è visto che prima della colazione i bambini erano sereni, dopo diventavano bambini molto iperattivi, bambini che saltavano e giravano tranquillamente sulle sedie, si scatenavano sui banchi, quindi si scatenava questo tipo di quadro. Ebbene, come valutazione fu fatto uno studio con i genitori, i quali con i loro medici curanti valutarono che questi bambini presentavano diverse intolleranze alimentari. Quindi in quel caso aver modificato delle diete anche in maniera molto banale determinava un miglior rendimento scolastico e una riduzione delle iperattività. Cioè, alla fine, soluzioni semplici. Ci sono molti bambini che reagiscono in maniera anomala ad un alimento, e non è soltanto il mal di pancia che noi pensiamo, ma anche un discorso comportamentale diverso. Certo. Lo vediamo con i riflessi pupillari che si rallentano, come se fossero bambini drogati, lo vediamo con uno stato tossico evidente. Cioè, sono tanti quadri, ma sono quadri clinici, non parliamo di fantascienza. Certo, sono cose certo. Che un collega, un pediatra dovrebbe conoscere. Ma sì, sono cose che si studiano sui banchi università, insomma, non si va a fare soltanto l'esame all'università, si va anche per studiare un caso, quindi si ragiona sul caso, perché ognuno risponde diversamente all'altro, quindi non parliamo di fantamedicina o di terapie con la sfera di cristallo, col pendolino, come vengono i curatori, i guaritori, la Vanna Marchi, insomma. Anche i vostri colleghi, direttore, siano un po' più cauti. Io proprio prima di salutarla, dottor Montinari, prima di salutarla, perché mancano proprio 3 minuti al congedo della puntata di oggi, è successo qualcosa, è comparso un articolo su un giornale, del tutto infondata la notizia. Io le lascio la parola perché possa poi condividere con noi. Più che amarezza l'ho vista sabato, questa amarezza si è trasformata subito in determinazione ed è un aspetto positivo, insomma, non so. Guardi, vedersi la propria immagine pubblicata su un quotidiano nazionale a tutta pagina, a questo punto spinta da qualcuno che ha gestito la notizia,
vedersi passare come un indagato, e qui dobbiamo capire anche di che, di cosa, dove, come, perché, ed un curatore tra virgolette che gira l'Italia a turlupinare la gente, beh, a questo punto è bene che i signori pennivendoli, scusate, ma ci sono anche questi, ammazza, si preparino a rispondere in tribunale, perché certe porcherie non le ammetto, è un'offesa alla professione e alla dignità della persona. E se la notizia deve essere gestita, perché qualcuno dice che è gestita, che comunichi all'autorità competente, all'autorità giudiziaria, chi le ha detto di scrivere questo, chi è stato l'informatore e chi si assuma la responsabilità civile e penale in qualunque sede. Adesso basta, perché fare il mercato o la caccia alle streghe soltanto perché si fa proprio dovere professionale e si lavora nel rispetto del paziente, nel rispetto del paziente. Cioè, qui bisogna tornare, caro direttore, alla sacralità del medico. Il medico non è quello che deve applicare delle imposizioni di una circolare. Il medico è quello che deve valutare, secondo scienza e coscienza, cosa è più corretto per il proprio paziente e cosa di utile bisogna fare per il malato, per alleviare delle pene o anche evitare dei problemi. Il medico è quello che per legge, qui nel codice deontologico nostro, prima di somministrare un farmaco, e mi riferisco, scusi, anche ai vaccini, deve conoscere quali siano gli effetti avversi collaterali, deve conoscere le controindicazioni, deve informare per legge il suo assistito di quello che sta facendo, per legge. Se non fa questo è passibile lui. Quindi qual è il medico che può accettare un'imposizione che non è neanche legge per un farmaco, tra parentesi, neanche obbligatorio, da somministrare in un paziente anche sano, accettando come dogma soltanto quello che viene imposto dall'alto e gestito soltanto, mi scusi, da case farmaceutiche o da interessi economici. Qui non parliamo di lotta alla vaccinazione, ma qui parliamo di rispetto della dignità umana e professionale. Cioè, molti problemi che vengono fuori a livello di reazioni avverse sono problemi che si potrebbero evitare già con una corretta anamnesi, individuando i soggetti a rischio, procrastinando o posticipando la data della vaccinazione, somministrandoli in maniera differente. Qui non si tratta di fare la lotta ai vaccini, idiota chi lo dice, idiota chi ci crede, perché è bello creare gli antagonismi, perché sugli antagonismi uno ci mestola alla grande. Qui si tratta invece di tornare alla sacralità della professione, si tratta di dare realmente un approccio sia profilattico sia terapeutico corretto nei confronti dei pazienti. Cioè, io, se sono diventato medico, mi sono laureato a 24 anni, cioè, mi hanno insegnato a rispettare l'ammalato, a rispettare la sua sofferenza, a trattarlo non come un numero ma come una persona, sin da quando è concepito. Io, questo è l'insegnamento che ho avuto e questo è quello che ho sempre trasmesso a chi mi ha seguito. Non è un'applicazione così univoca di un protocollo, di una circolare, poi dettata da chi? Ci vedo nelle trasmissioni televisive persone che non sono né laureate in medicina né laureate o laureate in economia e commercio o scienze politiche, che si assurgono al diritto di dare informazioni sanitarie. Ma stiamo scherzando, cioè diventa veramente una vergogna dal punto di vista professionale accettare certe imposizioni. Bisogna che i medici assumino le loro responsabilità anche nella informazione nei confronti del cittadino. Io, se prescrivo una terapia, comunico al genitore quello che stiamo facendo e costantemente sui miei pazienti, ogni paziente che io seguo, a parte il fatto che firma un consenso informato, documentato, dove si raccolgono dati molto importanti su autocertificazione dello stesso genitore facente le funzioni di potestà genitoriale, prima di somministrare una terapia, che sia anche una terapia alternativa, omeopatizzata, una terapia con integratori banali, comunico quali sono gli effetti, quali sono le funzioni di un singolo componente, quello che si potrebbe verificare e quello che non si può verificare. È mio dovere mettere in condizione il genitore di capire quello che sta facendo. Questo deve essere fatto sempre. Se io prescrivo un farmaco, se io somministro un farmaco, devo sapere quello che sto somministrando e devo informare anche dei rischi. Io posso anche oppormi come medico nella somministrazione di un farmaco che non mi dà sicurezze nei confronti del paziente.
di un farmaco che non mi dà sicurezza nei confronti di un paziente, e se io leggo nel bugiardino del farmaco determinati effetti avversi, bene, devo essere cauto nella somministrazione, devo comunicarlo al paziente o al genitore in questo caso, e mi devo assumere le mie responsabilità. Non sono obbligato a somministrare un qualcosa di cui non credo nelle funzioni o ho timore. In quel caso mi approccio ad una metodica di controllo diverso per evitare delle reazioni che potrebbero verificarsi. Questo è il concetto della sacralità del medico, caro direttore. Non è obbedire a un dogma che viene imposto soltanto da un governo, da un ministero o da personaggi che forse non hanno mai visto un malato nella loro vita. Questo è una vergogna. Molti parlano perché non conoscono, conoscono le malattie, che hanno visto sulla carta, su studi epidemiologici e sono dietro una scrivania. Vadano tra la gente, vadano nelle case, conoscano le malattie, le sofferenze realmente, dove non si possono cancellare soltanto con una circolare o con delle boiate che vengono raccontate mediante i loro schiavetti che scrivono sui giornali o che gestiscono la televisione. Sono delle vergogne e devono terminare. Sono delle vergogne. E finiranno. Dottor Montinari, grazie di cuore, buon fine settimana. Visto che poi torniamo sabato prossimo, ci vediamo a Roma. Preciso. Un abbraccio, grazie, grazie al dottor Massimo Montinari, seguitissima, importantissima la sua rubrica medico-scientifica, il fallimento, a proposito di salute, il fallimento di Ippocrate.